Di ritorno, come vedete, siamo collegati con l'attrice cantante Katia Astarita da Londra. Ti salutiamo, buonasera. Ti abbracciamo. Buonasera Katia. Benvenuta, benvenuta Katia. Grazie ragazzi, ricambio l'abbraccio con tantissimo trasporto. È sempre un piacere Katia averti con noi. Le buone notizie ci sono perché il vaccino, insomma, sta per arrivare. Voi in Inghilterra lo avete praticamente già cominciato, già è arrivato da voi. Sì, Nick, una decina di giorni fa abbiamo avuto questa lieta novella. La Gran Bretagna ha approvato il vaccino tedesco-americano, per cui hanno cominciato a vaccinare ovviamente prima gli operatori sanitari, che sono quelli più esposti, e poi gli anziani, che sono le persone più fragili, quelli che sono stati ovviamente, diciamo, più segnati dalla pandemia. E quindi, ragazzi, si vede finalmente una luce fuori dal tunnel. In Italia inizieremo a gennaio, poi arriveranno anche farmaci monoclonali a marzo. Insomma, diciamo che l'umanità andrà avanti, progredirà come sempre, ci lasceremo dietro come un brutto ricordo la memoria del Covid. Finalmente. È ora. Un bel messaggio, una bella speranza. Sono tempi incredibili che rimarranno nella storia, ma che ne dite se andiamo subito alle prime domande per la nostra Katia Astarita? Sono pronta. Nella casa di riposo Katia per persone anziane Domenico Sartor di Castelfranco Veneto è stata allestita la stanza degli abbracci. Interessante questa notizia. Di cosa si tratta e perché è così importante questa iniziativa? Allora, Nick e Silvana, permettetemi una piccola premessa. Diciamo la tragicità dei fatti che conosciamo molto bene, che abbiamo seguito in questi mesi, quindi la paura del virus per la nostra salute, il futuro incerto, si aggiunge un altro tipo di tragedia che è più silenziosa, sicuramente meno conosciuta, ma lo stesso drammatica. Riguarda la solitudine degli anziani che sono stati in qualche modo abbandonati, soprattutto nelle case di riposo, e non hanno più potuto negli ultimi mesi abbracciare i loro cari. Ora, per un anziano che vive di coccole, di un tenero bacio, di un sorriso di un nipote, voi potete immaginarvi quale enorme problema dal punto di vista proprio anche psichico, quale enorme problema ha vissuto, no? La persona che è lasciata nella sua stanza in qualche modo sola, per forza di cose, perché ovviamente noi non possiamo andarli a trovare, quindi abbiamo dovuto gestire questo momento difficile dolorosamente. Allora, che cosa è successo? Due persone estremamente illuminate, lungimiranti, della casa del riposo, appunto Domenico Sartor, che stavi nominando adesso, hanno avuto un'idea straordinaria. Come fare a risolvere questo problema così enorme, no? Di grande sofferenza? Si sono inventati la stanza degli abbracci. Che cos'è la stanza degli abbracci? È semplicemente una stanza dedicata alla possibilità che gli anziani hanno di abbracciare in totale sicurezza i loro cari, e hanno realizzato in questo modo. Hanno messo una sottilissima parete di plastica molto molto morbida e dei guanti all'interno dei quali vengono inserite le mani fino al gomito. A quel punto gli anziani possono essere teneramente abbracciati. Gli abbracci, che sono un linguaggio non verbale importantissimo, sappiamo ormai scientificamente che alzano il livello della serotonina, quindi il tono dell'umore, addirittura producono le endorfine per contenere il dolore. Questi anziani, che erano scivolati in una brutta depressione, hanno ritrovato, e questa è notizia degli ultimi giorni, la stanza degli abbracci è stata creata un mesetto fa, hanno ritrovato la felicità, la serenità, la gioia di vivere, quindi il loro ottimismo, soprattutto per questi abbracci e le coccole, sono sentiti profondamente. Si va in questa stanza degli abbracci per dare amore e il calore che per tanti mesi sono stati negati. Allora, che è successo? La stanza degli abbracci ormai è presente in quasi tutte le case di riposo, cioè si è spostata a macchia d'olio. Fantastica. E quindi grazie al cielo. Sì, grazie al cielo abbiamo. È una cosa stupenda, sì. Bellissima, bellissima idea, bellissima idea. Altra bellissima storia, come sempre, questa volta parliamo di Rosario Esposito La Rossa. È uno scrittore, libraio e attivista sociale.
nato a Scampia, il famoso quartiere di Napoli, nel 1988. È stato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella. Tra le tante sue iniziative ha inaugurato qualche anno fa la prima libreria del quartiere, che si chiama Scugnizzeria. Perché questa libreria è così speciale, Katia? Guarda Silvana, è veramente molto speciale perché tra le tante cose che ha fatto Rosario, mi dispiace molto ridurre poi tutta la sua vita a questo particolare, che però è quello che ha colpito molto me, perché essendo napoletana sono legatissima al concetto che vi ho spiegato già di caffè sospeso. Vi ricordate? Si entra in un bar, si ordina un caffè, si lascia un caffè pagato per chi non ha i soldi per acquistarlo. E così che ha fatto Rosario? In questa libreria che ha creato in una delle zone più tristemente famose per i fatti di criminalità organizzata, pensate che il 60% delle persone è disoccupato, quindi un'area molto complicata, ha aperto questa libreria che da 40 anni non c'era, portando la cultura in una zona estremamente complicata. Cosa ha fatto? Innamorato del caffè sospeso, questo concetto l'ha traslato al libro e quindi ha creato il libro sospeso, cioè chi ha l'opportunità economica di regalare, di donare un libro a qualcuno che non ha questa possibilità, acquista un libro per sé e lascia uno sospeso nell'aria, così tantissimi ragazzini possono andare in libreria e prendere il libro che è stato loro donato. E non è finita, perché che ha fatto Rosario? Ha creato a un muro molto grande, al di fuori della scugnizzeria, dove dice noi sogniamo l'impossibile, questa è una frase bellissima in una zona del genere, ha creato un grande muro dove ha appeso i libri che sono letteralmente sospesi. E che è successo? Sotto i portici nei quali prima si spacciava la droga, oggi, dice Rosario, si spaccia la cultura. Che bello, molto bello. Bellissimo. Fantastica. Bellissimo. Per terminare, Katia, con i 2 minuti rimasti, ultimamente, Katia, sei rimasta colpita da un gesto molto gentile, che è questo gesto compiuto da 2 giovanissime ragazze di Houston, Texas, negli Stati Uniti. Ci vuoi raccontare che cosa hanno fatto queste 2 ragazzine e perché ti hanno colpito? Allora, Nick, mi hanno molto colpito perché hanno preparato un secchio di fiori, quindi un vaso pieno di fiori colorati che hanno messo ai loro piedi e hanno scritto su un cartello: cari immigrati, noi sappiamo che siete la risorsa e la ricchezza del nostro paese, che è stato fatto grande grazie a voi. Non abbiate mai paura perché vi abbiamo nel cuore. Per piacere, prendete un fiore e tornando a casa pensate a noi e al nostro amore. Credo che sia una cosa bellissima, soprattutto perché viene dalle nuove generazioni, in cui io credo tantissimo, perché questi ragazzi sono pieni di amore, di solidarietà, di grande profondità. E quindi mi piace tanto riportare questa immagine di 2 splendide ragazzine, giovanissime, di circa 17 anni, che hanno sottolineato quanta importanza abbia l'unicità, l'originalità, l'immigrazione, che in realtà è veramente una risorsa preziosa per tutti e per l'Inghilterra, che sta uscendo adesso con la Brexit. Il 1 gennaio sarà un paese, diciamo, ecco, completamente indipendente, no? Anche qui è meraviglioso vedere quanti ragazzini hanno posto l'attenzione proprio su questo. Credo che sia molto bello e molto colorato. Bellissimo. In conclusione, Katia, è chiaro che sta arrivando il Natale. Noi facciamo già da adesso gli auguri di Natale a te, Maurizio e Federico. Grazie. Ma quello che a casa non sanno è, Silvana, che Katia, Maurizio, insomma, saranno con noi proprio il 26. Una bella sorpresa. Perché lo speciale Natale avrà diversi ospiti e tra questi avremo anche Katia Sarita e Maurizio Fabrizio, quindi sarà per noi veramente bello poter trascorrere anche con voi quella data importante. Intanto, e per grazie. Noi sarà una gioia, una grande grande gioia. Ma ci diamo gli auguri per Natale allora? Ce li diamo adesso, ma poi ce li daremo. Grazie intanto, buon Natale. Tanti a tutti auguri. Voi. Tanti auguri, bacioni. Buone feste. Grazie. Buone mille. Feste. Ciao. Ciao Katia. Ciao. Ci lasciamo per qualche utile consiglio, saremo di ritorno subito dopo, rimanete con noi.